Il Consiglio Comunale di Pescara ha appena approvato la proroga al 31 ottobre 2023 dell'utilizzo dei parklet, cioè la possibilità per gli esercenti di occupare con sedie e tavolini fino a un massimo di 2 posti auto. La novità riguarda l'estetica della perimetrazione di questi spazi, che dovrà essere uniforme, pannelli in vetro montati su strutture di acciaio. Bar e ristoranti hanno 120 giorni di tempo per mettersi in regola nel caso in cui intendano usufruirne. Il parklet si riferisce a quella possibilità che noi diamo alle attività di food and beverage di poter, che non hanno chiaramente di fronte uno spazio pubblico da poter occupare, quindi magari hanno solo esclusivamente un marciapiede, di poter utilizzare i posti auto di fronte alla propria attività. Quindi questa è una possibilità che fino al 2021 a Pescara non c'era. Avere 30 parklet con 30 modalità diverse di realizzazione non credo che sia bello per la nostra città, che invece Quindi deve. vetro? Un vetro con una Vetro struttura, semplice, non vetro antisfondamento, non un vetro vetro. che deve avere delle colorazioni, sono specificate nella delibera, e una struttura di acciaio all'interno della quale porre questo vetro. Quindi non si tratta di cose folli. Magari in questo anno rifletteremo sulla possibilità di estenderla ancora, di ragionare su come eventualmente migliorare questo provvedimento nei prossimi anni. Le associazioni di categoria sostanzialmente dicono sì ai parklet, ma non tutte approvano la tempistica. Per Confesercenti 4 mesi sono troppo pochi, anche Confartigianato è più o meno sulla stessa linea, ok incondizionato invece dalla Confcommercio. Il progetto dei parklet noi l'abbiamo sposato dall'inizio. Sono i vincoli imposti dall'ultimo consiglio comunale che non ci convincono. Non ci convincono perché regna l'incertezza e gli imprenditori, dopo aver sostenuto e sopravvissuto, diciamo, al periodo del Covid, c'è l'attuale crisi energetica, si trovano a dover fare degli investimenti con l'incertezza che fra un anno non ci sia più la proroga. Ricordiamo che l'imprenditore deve comunque chiamare un architetto, fare un progetto che deve essere approvato al comune, prendere i materiali. Tra l'altro, con i tempi attuali dei materiali, non sappiamo neanche che se qualcuno che vorrà farlo riuscirà nei tempi. Non c'è il rischio che, insomma, si spenda un po' tanto per qualcosa che non è duraturo? No, perché? Io credo di no. Io credo che così incomincia l'amministrazione comunale a mettere delle regole a cui noi abbiamo sempre detto che senza regole non possiamo governare le nostre attività. Ammettiamo che ci si adegui, che fra 4 mesi i locali siano pronti, fra 4 mesi saremo in pieno inverno, se non si rivoluziona del tutto la stagione. Però siamo in pieno inverno, va bene, però intanto la struttura non è che si rovina, non è che un plexiglass si consuma se fa freddo. Però è pronto per appena le belle giornate di sole, anche all'inizio della primavera, passato il mese di febbraio, e penso che a tutti piace prendere un aperitivo, mangiare un primo all'aria aperta. Io credo che questa questione dei 4 mesi, che siano i tempi giusti.